Allora, Pikachu, com'è stato il primo episodio? Bene, lo vedo contento, ragazzi. Finalmente, finalmente contento. Il primo episodio, secondo me, è stato fantastico, ragazzi. Quindi, spolliciate anche per questo secondo, mi raccomando. E ciao a tutti, ragazzi, da Corazzato 9. Bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Ci siamo, ragazzi, finalmente con Pokémon Giallo. Rieccoci tornati per la seconda parte. E aspettate. Uno, non ho sbagliato. Due, se volevi che avessi sbagliato. Volevi, no, mi sto riferendo ovviamente alla grafica, ragazzi. Ho davvero uno Spiro che ho catturato off camera. Ho anche allenato i Pokémon, come potete vedere. All'8 il nostro Starbolt, che è il leader, quindi un livello in più ci sta. E poi abbiamo questo Fierizard. Allora devo spiegare subito Fierizard, insomma, vi spiego subito il nome. È uno Spiro. Allora, sapete che quando si evolve si chiamerà Fearow. E quindi il Fear c'è già, che sarebbe paura. Però ho unito quel Izzard, quindi che si lega anche con Arizard, no? Fearizard sarebbe, vabbè. E di Charizard perché ha paura di Charizard, sarebbe in un certo senso. E perché? Perché, ragazzi, questo Pokémon verrà sostituito da me quando avremo Charizard, quando si evolverà Charmeleon, che potremo avere in questo gioco. Quindi, ragazzi, direi soprannome azzeccatissimo. Ci sta tantissimo, quindi sono contento del soprannome, insomma. Perfetto, sono un genio. A parte Starbolt che è stato un po' così, gli altri mi sono piaciuti. Ok. O meno male, mi ero formato proprio giusto giusto. Ok. Ragazzi, ecco Gary. Ehi, Corad, stai andando alla Lega Pokémon? Figuriamoci, senza neanche una medaglia. Scordatelo. La guardia non ti farà mai passare. A proposito, sono più forti i tuoi Pokémon ora? Sono più forti i tuoi Pokémon ora? Perché è come se lui avesse tante medaglie comunque, ragazzi, vabbè. Magari non far tanto sbruffoncello. Allora, ci manda Spiro, quindi mi va benissimo, ragazzi. Non so, Starbolt, per fortuna li ho un po' allenati, perché altrimenti saremmo stati spacciati, ragazzi. Ok, usiamo il nostro Tono Shock. Mossa spettacolare, ragazzi, Tono Shock. Attenzione, cara difesa, non ci interessa, siamo più veloci e ammazziamo Spiro. Adesso noi andremo contro il suo Eevee. Purtroppo non ha ancora imparato una mossa lotta, il nostro Monkey Pig. Però noi continuiamo con Starbolt. Allora, intanto noto che è all'8, quindi ha allenato di più il Fearow rispetto agli Eevee. Ok, come vuoi. Non li faccio molto, sinceramente. Però, ragazzi, io continuerei con Tono Shock. Se volete, anzi, no, non velocizzo. Anche perché ha fatto brutto colpo. Ormai Starbolt, ragazzi, è specializzato in brutti colpi. Dice che mi ha tolto davvero tanto. La metà mi ha tolto. È davvero tantino. E paralizzalo. Un altro brutto colpo, ragazzi. È fortissimo il nostro Starbolt. Allora, dato che non lo far tutto a lui, far fare tutto a lui, però, mettiamo anche un po' Monkey Pig. Un po' devi fargli fare qualcosa anche lui. Anche perché mi servirebbe che il nostro caro Monkey Pig imparasse qualche mossa di tipo karate, insomma, tipo lotta. Tra l'altro, ragazzi, perché ho preso Fearow, appunto? Perché mi servirà per Spiro, che poi diventerà Fearow. Perché mi servirà per volo, innanzitutto. Ma l'ho preso anche perché adesso, ragazzi, affronteremo il Bosco Smeraldo. Come sapete, è pieno di coleotteri, quindi è perfettissimo, ragazzi. Quindi, secondo me la squadra è perfetta al momento, ragazzi. Spero siete d'accordo anche con me. E ho cercato di non fare le robe solide, perché tanti prendono Nidoran e Pidgey inizialmente. Quindi ho voluto anche un po' variare, ma spero vi sia piaciuta anche questa voglia di variare, insomma. Ok. Ah, solo un colpo di fortuna. Certo, amico. Certo. Allora, quelli delle che Pokémon sono fortissimi, lo sappiamo. Devi scusare un modo per farla franca. Bravo. Sbrigati, va. Saluti. E ovviamente non trovano mai Pokémon selvatici, loro. Allora, qui se non sbaglio deve esserci uno strumento. Non vorrei perderci troppo tempo. Però se lo trovo bene, se no fa niente. Ah, proprio è una riga sola qui. Sì. Vediamo se magari qua. No, nessuno. Mi fa piacere vederlo allegro. Quest'anno non ci sia nessuno strumento. Di solito nulla per nulla, ecco. Vabbè, comunque, ragazzi, qui non sprecherei neanche tempo. C'è una pozzetta d'acqua qua, in cui si possono pescare dei Magikarp o dei Poliwhirl, mi sembra. Quindi non ci interessa comunque al momento, perlomeno. Come tipo lotta abbiamo già il nostro Monkey Pig. E come tipo acqua avremo Squirtle. Ricordo che in Pokémon Giallo è la cosa bellissima che abbiamo Pikachu. E poi avremo Bulbasaur, Squirtle e Charmander come nell'anime. Davvero fighissimo. Allora, quindi, ragazzi, io direi che possiamo anche andare a curarci. E partiamo subito. Sì, stavo curandomi qua, ragazzi. Abitudine però, vedete? Di andare sempre a sinistra. Di solito i centro Pokémon sono sempre a sinistra. Cioè, sempre. Per me che io gioco con Verdefoglia, no? Quindi mi abbino un po' le cose di Verdefoglia con
con le città che trovo qui. Però insomma, i soldi in realtà è giusto che siano davanti. Anche Rubino Zaffiro mi viene in mente adesso. E le ultime generazioni sono a destra, mi sembra. Vabbè, comunque, ci siamo ragazzi, senza far tagli. Partiamo immediatamente, noi non abbiamo paura di nessuno. Andiamocene senza problemi. I tagli li farò ovviamente quando cominceremo a stufarci. Però quando si può anche evitare, li evitiamo, perché è bello guardarci un gameplay in questo modo. Però quando ragazzi spolliciate, non dimenticatevene. Allora, andiamo subito ragazzi. Che bello però aver cominciato questa serie ragazzi, sono contentissimo. Poi ricordo che sarà una maratona, quindi un sacco di episodi di Pokémon. Veramente mi stuzzica tanto l'idea. E poi ragazzi ricordo un'altra cosa, che vedremo proprio il passo di generazione in generazione fino ad arrivare appunto all'ultimo. Che ricordo che sarà una maratona, sì, bellissima, che però porterà anche fino alla settima generazione col nuovo gioco. Allora, ci sono tanti strumenti nascosti. Sapete che vi dico, dato che non sono alla ricerca di Pokémon, di solito qui si cerca un Pikachu, però a quanto pare noi ce l'abbiamo già. Direi di andare senza prendere, sfidare tanto i Pokémon selvatici e anche prendere gli strumenti che sono comunque Pokéball o Mega Ball, roba del genere. Quindi andare direttamente a comandare contro questi allenatori. Io almeno i primi ve li faccio vedere, insomma, perché è giusto. Siccome in una guida, dato che questa vorrebbe essere una guida, ovviamente, oltre a un gameplay nostalgia, siccome ci sta una lotta con tutti gli allenatori. Vabbè, Caterpie. Abbiamo messo il nostro Fearizard, figo. Proprio perché qui è favorito, riesce già a togliere metà vita ed è tanta roba ragazzi, è tanta roba. Voi ragazzi commentate ovviamente con qualche giudizio su questi nomi, su questa squadra, se vi piace, non vi piace, qualche anche consiglio se vi va, e qualche vostra considerazione insomma su questo gameplay. Magari so che molti di voi sono anche giovanissimi, quindi fatemi sapere se magari avete già visto questo tipo di grafica o per voi è la prima volta insomma che vedete queste cose. E fatemi sapere nei commenti quale è stata la vostra reazione. Ecco, questo voglio sapere, perché sinceramente io il primo gioco che ho visto, no che ho giocato ma che ho visto, è stato Cristallo mi sembra. Quindi la grafica è circa questa. Poi ovviamente vedendo in internet o amici ho visto anche le grafiche dei primi giochi e me ne sono abituato. Infatti adesso non ho nessuna fatica a giocarci, tanti farebbe schifo, faccio quasi più fatica a giocare quelli nuovi. Che ragazzi, sto combattendo l'ultimo allenatore del questo percorso, di questo bosco smeraldo. Scusate, ho velocizzato per abitudine senza volerlo. E niente, non c'è nulla da vedere. È inutile fare il bosco smeraldo con tutti i selvatici che ci sono ragazzi, con la pazienza che ho avuto. Perché semplicemente, se volete un consiglio per orientarvi, seguite la via, che è un serpentone, su giù, su giù, su giù, fino ad arrivare alla fine, che è dove vedete questo allenatore qua, che vi mostro subitissimo, che ci dà quanti soldi? 100, giusti giusti, ok. Eccoci qua ragazzi, andiamo a trovare un selvatico. Faccio vedere come l'affronto. No, non vi faccio vedere come l'affronto. E andiamo. Non sembra neanche esserci una porta lì, wow. Ok, arriviamo ragazzi qui. Ci sarà un collegamento in futuro con Aranciopoli, se vi ricordate. Questa chiazzetta d'erba qua, che ci servirà tantissimo, che mi è sempre servita sia nei remake che nei giochi vecchi, che sia rosso fuoco, verde foglio, che rosso, blu e giallo. Perché qua puoi allenarti benissimo per la palestra. Attenzione, al primo colpo così. Quindi lo facciamo? No, è un ratata. Com'è che Melleno dicevo, basta fare lotta così e vado avanti schiacciando X, cioè anzi Z per me, e con la barra spettatrice. Ok, cambiano i colori, cambia la città ragazzi, siamo a... non c'è neanche dove. Comunque dovrebbe chiamarsi... non è Plumbeopoli, no, questo no, com'è che si chiama? Ah, sapete cosa? Abbiamo una mappa della città che ci ha dato la carissima sorella di Gary. Tanto mi spiace per Pikachu che lì ha appeso la porta. Scusami, carissimo Starpolt, arrivo subito. Allora, Plumbeopoli, wow, che memoria ragazzi. A volte mi sorprendo di me stesso. Allora, cosa c'è di interessante in questa città? Questo, il museo, assolutamente. Beh, a parte il centro Pokémon Market. Il museo che andremo a visitare più avanti. Ma anche adesso, in teoria, si può fare una piccolissima parte. Sì. Bene. Così visitiamo un po' un museo, mi pare giusto, essendo una guida, ragazzi, no? Comunque spolliciate, ragazzi, tutte queste chicche che vi regalo. Allora, vi faccio vedere pure il museo, ragazzi. Sono un papà gentile. Allora, meteorite, è caduto su Monteluna. Pietrunare? Beh, mettici un vicino un Clefairy e vedrai se si va con il Clefable. Magari era un Pietrunare. Space Shuttle Columbia, wow. Quindi, noi di interessante andremo a fare la gym. Eccola qua, la palestra, ragazzi, di Brock. Allora, io affronterò off camera gli allenatori della palestra e qualche Pokémon selvatico per cercare di far imparare colpo karate o qualcosina di tipo lotta, ma anche e poi andare a combattere Brock.
Bene ragazzi, allora è livello 9, appena imparato colpo basso. Però volevo entrare anche con voi nella palestra, volevo parlare col tizio simpaticone qua. E allora, beh, sono campione, pensavo di sfidare Bro, che invece è addirittura campione. Dai. Ok. Eccoci ragazzi, Brock e il suo Pikachu. Ok, basta farli stupidi. Ci siamo ragazzi finalmente contro Brock. Wow. Sono Brock, il capo palestra di Plumbeopoli. Il mio motto è determinazione e difesa di roccia. Ecco perché tutti i miei Pokémon sono del tipo roccia. Grandissimo. A me non c'è Sandshrew e Diglett. Vuoi ancora sfidarmi? Bene allora, mostrami ciò che sai fare. Brock, non te temo. Guardate che serio che è qua. Bene. Già è tutto che non ha levitazione, ma comunque non. Perché cosa sto dicendo? Comunque colpo basso non c'è niente. Quel tipo terra che c'entra. Ok, non si velocizza. Pam, colpo basso. Aia, speravo di togliere almeno metà vita, ragazzi. Potrebbe essere un problema. Per fortuna non mi toglie tanto, però potrebbe essere un problema. Brutto colpo, Monkey Pig. Ti voglio bene, Monkey Pig. Sbaglio, ci sono molti più brutti colpi nei giochi vecchi. Non lo so. Monkey Pig al 10, ragazzi. Va in doppia cifra anche lui. Grandissimo. Oh, paradosso, ragazzi. L'unico che non è doppia fi. In doppia ci. Cosa stavo dicendo? In doppia cifra è Starbolt. Wow. Che bello che è questo artwork. Questo sprite di Onix, ragazzi. Mi piace molto. Nessuno si lega tutto. Fa paura Onix in attacco. Brutto colpo. Mi ha tolto 4. Ok. Ah, però sono immobilizzato, giusto? Aia. È molto live. No, ragazzi, è diversissimo qua. Lega tutto dai nuovi giochi. Ancora? Che è? Ragazzi. Pozione e non se ne parla più, ok? No, perché fa un po' paura, Onix. Se posso dirtelo così in confidenza. Ma adesso dobbiamo ancora rimanere un'ora? No, spiegamelo. Ah, meno male. 2 a 5 turni, però è forte, eh? Colpo basso, dai che è pesantissimo. Brutto colpo, l'ho tolto così poco. Vabbè, fa nulla, fa nulla, fa nulla. Stridio, per fortuna fallisce. Colpo basso, dai, togli almeno metà della metà. Perfetto. Forse si curerà? Non si cura, ragazzi. Usa pazienza che è inutile in questo momento. Monkey Pig, hai il colpo della vittoria. Boom! E battiamo Brock, ragazzi. Finalmente la prima medaglia. Ragazzi, abbiamo la prima medaglia. Grandissimo. E saliamo a livello 11. Grande Monkey Pig. Ragazzi, già la prima medaglia. Grandissimo. La medaglia Sasso. La prima medaglia della storia, ragazzi. La medaglia Sasso. E andiamo. Ufficiale della Lega Pokémon. Ottimo. Può essere usata la tecnica Flash, che è assolutamente inutile. Ok, nel mondo ci sono allenatori di tutti i tipi. Sembra essere un allenatore di Pokémon in gamba. Vai nella palestra di Celestopoli e metti alla prova la tua abilità. Contro Misty, ragazzi. E riceviamo anche. Cos'è, Rocciotomba? No, Rocciotomba era Petra. Ah, non ci dice qual è. Ah, pazienza. Che schifo, Brock. Mi fa schifo pazienza. Vabbè, non porto pazienza in questo caso. Vabbè, battuta pessima. Vabbè, ragazzi, allora, direi che per questo video è tutto. Abbiamo fatto il Bosco Smeraldo. Abbiamo finito lì con la battaglia con Gary anche nella prima città. Abbiamo fatto un sacco di cose, ragazzi. Abbiamo addirittura la palestra di Brock. Spero di riuscire a fare qualche taglio tattico in modo tale che il video non venga troppo lungo. Io lo smetto di parlare, se non perdo ancora più tempo. Mi raccomando, ragazzi, spolliciate, supportatemi. Mi raccomando che è importantissimo per questa serie di cuore, questa maratona di nostalgia. Un saluto a tutti ragazzi dal vostro canale 9. Iscrivetevi e commentate. Ciao!